La prossima settimana ci attende un'altra cosa bellissima a Taranto. Vi ricordate di Prima della Fuga? Ne avevamo parlato ampiamente lo scorso anno, erano laboratori artistici su un'idea altra di città. Bene, la settimana prossima ci sarà l'ultima parte di questo cantiere, che ha coinvolto persone da tutta l'Italia. Un percorso appunto iniziato un anno fa, si inizia il 3, si chiude il 6 con uno spettacolo itinerante nel quartiere Tamburi. Ne parliamo con la direttrice artistica Erika Grillo. Ciao Erika! Ciao, ciao Mari, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Cittadella. Allora Erika, ci racconti cosa succede la prossima settimana? Si viene al dunque? Si viene al dunque dopo un anno intenso, ricco, una bella ricerca artistica che, come dicevi tu, ha coinvolto artisti, cittadini, associazioni, non solo di Taranto ma da tutta Italia, attorno a linguaggi multidisciplinari, la poesia, la scrittura, la fotografia, le arti performative nello spazio, l'illustrazione. E finalmente in questi 3 giorni andiamo a fare quello che è appunto la nostra peculiarità, la nostra ricerca, il teatro dei luoghi. Ci poniamo in rapporto ad uno specifico percorso che abbiamo individuato nel quartiere Tamburi di Taranto, e mettiamo, noi usiamo dire, mettiamo in situazione i testi, le parole, i corpi nello spazio e procediamo ad un montaggio. Montaggio che vedrà la luce, l'esito in una passeggiata teatrale itinerante giorno 6 agosto, una passeggiata bella lunga, è un percorso di 3 chilometri a piedi che parte da Piazza Gesù di Millavoratore e arriva fino al mare, fino a Porta Napoli, ai piedi dell'ex sala ricevimenti al Gambero, dove tutto è cominciato l'estate scorsa. E poi dopo questa passeggiata itinerante, tra l'altro, c'è, diciamo, un proseguo dell'attività, una conclusione che non esatto. È solo quella dello spettacolo. Sì, come sempre accade nelle edizioni di Clessidra, quest'anno siamo giunti all'8ª edizione di questo progetto curato dal Teatro delle Forche. Ci dedichiamo sempre allo spazio di un incontro pubblico aperto alla cittadinanza che si chiama appunto Ipotesi, il teatro, i luoghi, la comunità. Quest'anno lo facciamo diluito in 2 giornate, un incontro sarà il 6 sera, sempre ai piedi del Gambero, in Piazzale Democrate, nel quale discutiamo attorno alla figura di Alessandro Leogrande, accompagnati dalla presenza di Christian Raimo, e di Rodolfo Sacchettini, due, come dire, non hanno bisogno di presentazioni. Certo, questi incontri sono moderati da Lorenzo Donati e ci dedichiamo appunto a questo spazio anche per attraversare, con il pretesto della figura di Alessandro Leogrande, attraversare una serie di quesiti, una serie di questioni che hanno a che fare con la città, con il racconto della città, con l'arte contemporanea, con le comunità, la politica, il teatro, come va a scardinare questi linguaggi. Erika, io non ho più tempo, ti chiedo soltanto di dirci dove bisogna venire, insomma, per partecipare a tutto questo e il giorno. Allora, per partecipare a tutto questo le prenotazioni si possono effettuare solo e soltanto online, sono obbligatorie su Viva Ticket, ci sono posti limitati a disposizione nel rispetto delle normative anti-Covid, quindi vi preghiamo di prenotare, trovate tutto sui nostri canali social, Clessidra Teatro la pagina Facebook e Teatro delle Forche l'altra pagina Facebook, c'è il link, ci vediamo il 6 agosto in Piazza Gesù di Millavoratore alle 18:30, scarpe comode e tanta curiosità. Grazie a Erika Grillo, direttrice artistica di Prima della Fuga, che arriva appunto alla conclusione. Grazie ancora per essere stata con noi.